Buongiorno ragazzi, oggi andremo a rappresentare su AutoCAD questa piastra a 6 fori. Dopo aver avviato AutoCAD, attivo la modalità Ortomode. Con il comando linea traccio 4 linee, la prima di lunghezza 100, 90, 100 e 90, andando a formare un rettangolo. Con il comando offset imposterò la distanza di offset a 15 e farò una parallela dei lati di questo rettangolo all'interno. Così facendo trovo i punti centrali dei fori. Quindi con il comando cerchio vado a disegnare 6 fori diametro 12, quindi raggio 6. Per risparmiare tempo sto utilizzando la barra spaziatrice che serve a ripetere appunto l'ultimo comando eseguito. Comando raccorda, vado a modificare il raggio cliccando appunto su raggio, il raggio di raccordo sarà 15 e andrò a raccordare tutti questi angoli. Posso andare a cancellare queste linee con il comando cancella, quindi le seleziono, dopodiché clicco su cancella. Comando linea, vado a disegnare un asse che unisce il punto centrale di questa linea con il punto centrale di quest'altra. Comando cerchio, punto sullo snap punto centrale. Vado a disegnare due cerchi, rispettivamente di raggio 19 e raggio 16. Con il comando offset, imposto come distanza di offset 3 e vado a disegnare due parallele di questa linea. Comando taglia, selezionerò come limite di taglio i due cerchi più queste due linee. Invio, inizio a tagliare ciò che non mi serve. E ho creato il mio primo dentino, diciamo di questa forma che sembra quasi una ruota dentata. Esc per uscire dal comando e vado a cancellare, quindi prima seleziono tutto ciò che non mi serve e dopodiché cancella. Ho creato un solo dentino perché gli altri li andrò a copiare attraverso il comando serie polare, quindi mi avvicino nella scheda edita, apro questa tendina e vado a selezionare il comando serie polare, il quale mi chiede selezionare gli oggetti. Gli oggetti, gli elementi appunto da copiare sono queste due linee e questa parte di cerchio. Invio. Devo specificare il punto centrale della serie. Il punto centrale della serie coincide con il punto centrale, con il centro di questo cerchio. Gli elementi non saranno 6, ma 8. Se è attivo, devo disattivare, la modalità associativo. Chiudi serie. Comando taglia, in questo caso premo invio per selezionare tutto come limite di taglio e vado a tagliare queste parti del cerchio. Allora, per quanto riguarda la parte 2D abbiamo già terminato. Adesso proviamo a trasformare in 3D questo disegno. Allora, la prima cosa che devo fare è attivo il comando regione e vado a selezionare il perimetro e premo invio. Quindi mi ha creato una prima regione. Di nuovo Reg, selezionerò questa parte, invio.
creazione eseguita di una regione. Dopodiché mi sposto cambiando vista, quindi passo in SO a sono metrico e andrò ad utilizzare il comando estrudi. Seleziono tutto, invio. Sulla nostra fotocopia non è specificata l'altezza di estrusione, inserirò 20 a caso. E adesso che cosa ho creato? Ho creato una piastra con 6 cilindri e questa forma centrale, questo solido centrale. Adesso comando sottrai alla piastra, invio, sottrarrò i 6 cilindri che andranno a formare appunto dei fori una volta sottratti e anche questa parte centrale, invio. Andiamo a visualizzarlo in modalità realistico e attraverso la funzionalità orbita libera andiamo a ruotare. Anche la parte 3D è finita.